Benvenute e benvenuti nel nuovo tutorial della rubrica Cucire con Burda. Oggi realizziamo insieme il modello 5C tratto da Burda Easy 4 2022. Questa camicia è ideale per un look casual ma anche per occasioni più eleganti. La bottonatura, il colletto piatto, le maniche a tre quarti e le cuciture centrali rendono questo modello ricco di dettagli. Abbiamo scelto una stoffa in mussola bio del nostro partner C. Pauli. Oltre al tessuto, hai bisogno di filo per cucire in tinta, spilli, aghi per cucire a macchina, aghi per cucire a mano, forbici per tessuto, metro a nastro, gessetto per sarti, matita gesso, penna, righello, rotella dentellata, carta copiativa Burda, interfodera termoadesiva, nastro sbieco e bottoni. Prima di tutto dedica qualche minuto a prenderti le misure e poi confrontale con quelle della tabella taglie sulla rivista. Così facendo troverai facilmente la tua taglia Burda. Taglia le parti del cartamodello da 1 a 5 del foglio tracciati 3 lungo la linea corrispondente alla tua taglia. Incolla le parti del cartamodello 1A e 1B e le parti 2A e 2B. Spilla tutte le parti sulla stoffa seguendo lo schema di taglio. Con il gessetto ripassa sulla stoffa i contorni di tutte le parti del cartamodello e poi traccia un margine di 1,5 cm per le cuciture e per gli orli. Marca sempre anche tutti i contrassegni. Prima di togliere il cartamodello dalla stoffa, devi riportare tutte le linee, i margini di cucitura e i contrassegni sull'altra metà della parte. Quindi posiziona la carta copiativa sotto la stoffa e con una leggera pressione fai scorrere la rotella lungo le linee. Trovi le istruzioni precise sulla confezione della carta copiativa. Taglia i ripieghi delle parti 1, 3 e la parte 5 anche in interfodera termoadesiva e applica l'interfodera sul rovescio della stoffa. Per cucire usiamo la macchina per cucire Excellence 580+ di Elna e rifiniamo i bordi con la taglia e cuci Elna Extend 864 Air. Inizia con il dietro. Innanzitutto rifinisci i margini della cucitura centrale delle parti superiori. Poi sovrapponi le parti superiori diritto contro diritto, spilla e cuci la cucitura centrale. Ferma l'inizio e la fine della cucitura con alcuni punti indietro. Apri e stira i margini di cucitura. Disponi la parte inferiore del dietro su quella superiore, diritto contro diritto. Spilla i bordi della cucitura orizzontale, poi cucili fermando con punti indietro le estremità. Con la taglia cuci, rifila e rifinisci i margini a 7 mm. Stira i margini di cucitura verso la parte superiore del dietro. Ora disponi le parti superiori del davanti su quelle inferiori, diritto contro diritto, e spilla i margini della cucitura orizzontale. A questo punto cuci partendo dal numero di congiunzione 1. Rifinisci i margini di cucitura delle parti, sempre a 7 mm. Poi stirali verso le parti superiori del davanti. Quindi disponi le parti davanti sul dietro diritto contro diritto e spilla i margini delle spalle e di seguito quelli delle maniche. Cuci lungo la linea di cucitura partendo dal numero di congiunzione 3 e ferma l'inizio e la fine della cucitura con alcuni punti indietro. Con la taglia cuci rifila e rifinisci i margini a 7 mm. Poi stirali verso il dietro. Dal diritto impuntura le maniche a 5 mm dalle cuciture, cucendo così anche i margini. Adesso passiamo al colletto. Sovrapponi le parti del colletto diritto contro diritto, spilla e cuci insieme i bordi corti e quello superiore. Rifila i margini di cucitura e taglia di sbieco gli angoli, quindi rivolta il colletto al diritto. Stira i bordi appiattendoli e impunturali a 5 mm. Disponi il bordo aperto del colletto sullo scollo diritto contro diritto. Fai coincidere i bordi corti con il segno del centro davanti e i trattini con le cuciture delle spalle. Spilla il colletto sullo scollo e cuci a 5 mm. Ora piega il nastro sbieco a metà altezza e stiralo. Rifinisci i margini esterni dei ripieghi.
pieghe e ripieghi verso l'esterno, sopra il collo, lungo la linea di ripiegatura. Spilla il nastro sbieco con i bordi aperti sul bordo dello scollo e le estremità sul ripiego. Cuci tutti gli strati di stoffa lungo il bordo dello scollo. Rifila i margini di cucitura e nelle parti curve incidili fino a poco prima della cucitura, rivolta all'interno il ripiego. Stira il nastro sbieco verso il basso. Spilla il nastro sbieco sullo scollo e impuntura lo scollo a 5 mm dalla cucitura di attaccatura del collo, fissando così anche il nastro sbieco. Procedi con le cuciture laterali e l'orlo. Le cuciture inferiori delle maniche. Disponi le parti del davanti sul dietro, diritto contro diritto. Spilla i margini delle cuciture laterali e spilla i margini inferiori delle maniche. Cuci dal punto di congiunzione 5 e ferma l'inizio e la fine della cucitura con alcuni punti indietro. Con la taglia cuci, rifila e rifinisci i margini a 7 mm. Ora rifinisci il margine dell'orlo, poi stiralo verso l'interno. Impuntura a 1 cm dal bordo inferiore. Passiamo a occhielli e bottoni. Con il gessetto segna gli occhielli sul davanti destro e i bottoni sul davanti sinistro, come spiegato nella rivista. Disponi un bottone nella guida del piedino per occhielli in modo da definire la lunghezza. Taglia gli occhielli con l'aiuto del tagliaasole e infine attacca i bottoni. La tua nuova camicia è pronta! Come sempre, anche questo modello è disponibile nelle taglie da 34 a 44 e in diverse varianti che puoi trovare sulla rivista. Vuoi cucire ancora? Allora guarda anche l'altro tutorial di Burda Easy 4 2022 che ti spiega come realizzare un bellissimo e leggero top per l'estate. Ringraziamo i nostri sponsor Cipaoli e Elna e speriamo che questo progetto ti sia piaciuto. Continua a seguirci!